Tagnana, ancora Baggio, scambia con Amoroso, cerca la percussione Ortega, chiude il super Dario, palla che va a fondo campo in calcio d'angolo, non ha voluto correre pericoli particolari. Siamo ancora nei minuti iniziali del secondo tempo, sempre 3-1, corner battuta, Amoroso carica al destro, il cross è bravo a cercare la chiusura di testa all'Assisi, ma la palla termina abbonantemente a lato. Rivediamo intanto il tiro di prima e da qua non si vede se era posizione irregolare. No, si vede che era posizione regolare, si vede che era posizione regolare, erano in posizione regolare i tre attaccanti tenuti dentro da Dario Simic. Intanto Turam, anzi l'Assisi, su Vieri, la palla in avanti, Breda colpisce male e Coe che intanto ha fatto il suo ingresso in campo al posto di Paolo Sosa. Moriero cerca il pallone in avanti, Zamorano, la grande parata di Buffon, si distende bene sulla girata di testa di Papernik in tuffo plastico, non male. Il cross dalla destra di Moriero, vedete che si distende Zamorano, cerca il primo palo, bravo a distendersi, a deviare in corner Gigi Buffon. Lo rivediamo ancora una volta, quando le giocate sono pregevoli è giusto farle rivedere. Dice che peccato, dice Marcello Lippi. È pronto dalla bandierina Grigorios Georgatos, mette palla lì pronto, 7 corner a 2 per noi, palla dentro, attenzione, una mischia, non ci arriva nessuno, Vieri sfiora il pallone ma non di quanto serva. Intanto sentite la pioggia che scende con simpatia, usiamo questo termine, sul manto erboso del Meazza quando Gigi Buffon è pronto al rilancio. 3-1 è parziale, minuti giocati sono 16 nel secondo tempo, palla in avanti, recupera Panucci, Panucci che cerca la profondità, attenzione alla palla buona, Moriero, attenzione, lo attacca Cannavaro, lo punta, il cross, il tocco finale di Cannavaro, la palla che va, dormi, ce l'ha con un compagno, ce l'ha con Serena, vedete inquadrato, vediamo il calcio dalla bandierina, dalla destra. Tutto è pronto per questa battuta di Georgatos, Georgatos che va a mettere il pallone lì con calma, con molta calma. Palla dentro, attenzione, il recupero facile da parte di Gigi Buffon, il suo rilancio in avanti, la palla profonda, troppo profonda per Crespo. Peruzzi può far ripartire ancora un'ovazione offensiva. Il lancio in avanti, l'errore, Breda recupera questa palla, Dino Baggio mette giù, ancora Breda in avanti per Ortega, buono 1-2 con Amoroso, cerca Crespo, trova Simic, poi da questa parte arriva l'Assisi, l'Assisi che tocca per ancora Gheo, palla a girare, buona per Tritolo, attenzione, Vieri la mette dentro, attenzione Zamorano, il gol del 4-1. Dicono, colpisce in controbalzo Papernik, 20° gol in carriera in maglia nerazzurra. Shoshanboy, gol del 4-1, 18° del secondo tempo, la grinta di Ivan Zamorano. Rivediamo l'azione profonda, il lancio di Gheo, il tocco di Vieri, non ci arriva la Sissi, non ci arriva Cannavaro, impatta il pallone proprio per dire faccio da sponda. Non ha proprio calciato Zamorano, guardate, ha messo proprio il piede, ha messo il corpo perché ha colpito proprio quasi di coscia nell'occasione, polpaccio coscia, quando devi fare gol basta toccarla per andare dentro, è la gioia della panca nerazzurra. Oriali salta fuori anche Marcello Lippi, è il gol del 4-1 e a questo punto la serata è tranquilla, serena. Ci eravamo fatti trarre in inganno anche dalla grafica, è uscito per Breda, non Serena ma Vanoli, ci eravamo sbagliati e anche la grafica ci aveva supportato in questo. Intanto Ortega cerca il taglio per Crespo, chiude D'Artagnan, poi Georgatos allontana, ripartiamo ancora con Vieri, recupera la palla Zamorano,
Fermano l'autore già di una doppietta. La palla ancora per Moriero. Moriero che sembra una furia. Il tocco per Paperenica. Una buona Inter, signori. Inizio devastante di stagione. La palla in avanti. Benoit. Mette giù. Palla fuori. Di Biagio. Carica al sinistro. Lo contrastano. Palla fuori ancora per Benoit. Larga per Gueo. Gueo chiama l'1-2. Ancora la palla buona. Ancora Di Biagio. Attenzione. Il cross. Ancora Gueo. Il suo tiro. Attenzione. Vieri. La deviazione. La palla viva. Turam. Il gol. Autogol di Lilian Thuram, è grande festa al Meazza, lo vedete. Malesani mastica amaro e ne ha donde. Quando non va, non va. Eccolo qua, Lilian Thuram dice, che vuoi fare? Mi sono buttato. Il tiro cross finale di Gigi Di Biagio, se non sbaglio, sì. L'azione sullo stato si era ripanata con il tiro di Vieri, la ribattuta. Una serie di batti e ribatti, Thuram... Rivediamo, vedete, il colpo di tacco di Di Biagio, entra Gueo, tenta il tiro, viene contrastato dall'assist in maniera regolare, palla che ritorna ancora per Di Biagio, la rimette ancora per Gueo, può alzare la testa e tentare il tiro, invece la tocca per il solitario Vieri, Vieri ha il colpo sicuro, carica il sinistro, impatta il corpo di Michele Serena, che salva questa situazione, poi sulla ribattuta il tiro di Di Biagio, Turami spaccata, vuole mettere in calcio d'angolo, mette dentro. Niente da fare per Gigi Buffon, i minuti sono 26 nel secondo tempo. È il gol del 5-1, è il gol del 5-1. E ormai con le immagini siamo agli scampoli finali di questo match, 5-1. Un Inter che viaggia a forza potente fra le mura amiche. Già 8 gol in 2 partite, 3 al Verona, 5 al Parma. E Inter che soprattutto supera questi primi 3 turni, in cui al di là del match con la neopromossa Verona aveva la trasferta dell'Olimpico contro la Roma e poi il match casalingo contro il Parma, quindi due scontri diretti alla seconda e alla terza giornata. D'altra parte si paga il fatto di essere arrivati in posizione bassissima di classifica l'anno scorso e quindi nei primi turni possono capitare avversari da scudetto, scontri diretti, ma un buon inizio per la squadra di Marcello Lippi. In battuta con qualche sofferenza, ma non più di tanto, all'Olimpico contro la Roma di Fabio Capello, che debuttava fra le mura amiche, quindi aveva tutti i motivi e i significati per cercare di fare l'impresa importante. Intanto rivediamo questo giochino di Gigi Buffon. E poi la vittoria importante, 5-1, 5 gol. Sono sempre 5 gol, signori, contro il Parma di Malesani. Una bella vittoria nata nel primo tempo con prima il vantaggio di Zamorano, poi il pareggio di Crespo, poi l'Inter che prende il via, allunga come si dice in gergo, con il gran gol di Vieri, attenzione, c'è anche Recoba, la mette per Zamorano, un po' di cambi, nell'Inter è entrato Recoba al posto di Vieri, stand innovation per lui, Dabò al posto di Moriero, attenzione Zamorano, mette fuori Zanetti, palla fuori, il tiro di Usman Dabò. Dicono in tribuna, palla alta, cambi anche nel Parma, l'avevamo già visti all'inizio di ripresa con Breda per Vanoli, Amoroso per Di Vaio, tutti gli altri rimangono in panchina ma ormai ha poco da cambiare. Malesani 5 gol passivo, sono tanti anche per provarci. Panucci in anticipo su Marzio Amoroso, tocca in avanti il pallone per Dabò, non ci arriva Moriero, palla che termina in out, rimessa con le mani, applaude comunque anche con Moriero, l'errore di precisione del giovane compagno francese. 2 minuti di recupero, dice intanto il quarto uomo, e sono quasi 70.000 gli spettatori presenti, l'incasso nettamente superiore ai 2 miliardi. La palla in avanti, cerca il colpo di testa a scavalcare Peruzzi, Crespo che ancora là da solo, Amoroso non si è mai visto, lui ha cercato da solo di fare quello che poteva. Gueo chiama 1-2 con il postino. Coe si gira, tocca per Di Biagio. Di Biagio ha dei metri, non c'è pressing. Ormai c'è solo voglia di andare a fare la doccia. Panucci. La palla per Dabò. Si fa sentire i sostenitori del Parma e vengono beccati pubblicamente da una bordatona di fischi. Tanto la posizione irregolare di Hernan Crespo. Quando siamo ormai all'ultimo minuto, manca 15 secondi al inizio degli ultimi 60 secondi, poi le squadre aspettano soltanto il momento del triplice fischio finale del signor De Santis.
Dabò, piccolo trotto d'Artagnan, largo Panucci. Viene servito. Moriero che si propone per le camere. Eccolo qua che Comoriero è sostituito da Ousmane Dabò. C'è Panucci, cambia gioco da questa parte per Peruzzi. Peruzzi attaccato. Il tocco largo ancora per Cristian Panucci. Si fa vedere a centrocampo Ousmane Dabò. Il tocco in avanti per Gigi Di Biagio. Dabò tocca per Recoba, viene a prendersi palla qua. Il lancio buono a cercare la percussione di Benoit. La Sissi lo va a chiudere, gli commette fallo. Ormai l'arbitro non fischia più. Fischierà solo una volta, anzi tre volte, la fine del match. Poi ancora Recoba che ha voglia di farsi vedere. Va a contrastare su Ortega. Palla in out, rimessa in gioco. La testa di Fuser, la testa di Breda. Mette giù Amoroso, il colpo di tacco fallito per Ortega. Si va con giocate leziose, Gigi Di Biagio. Eccolo qua, lui che fa quadrare il cerchio. Il cerchio è quello di centrocampo ovviamente. Ousmane Dabò, largo per Capitan Zanetti. Zanetti per Gigi Di Biagio. L'arbitro dice datela a me quella palla. È finale 5-1, i marcatori: Zamorano al settimo, pareggia Crespo al 14, poi Viera al 17, Moreno al 38. Nella ripresa ancora Zamorano al 18, autogol di Thuram al 26 per il finale. L'Inter batte il Parma 5-1, Inter che va a quota 7 e guarda con un sorriso il futuro. Da Scarpini un saluto.